Un saluto a tutti. Oggi vi vorrei parlare di una delle leggende più diffuse in Puglia, quella del lauro. Io non mi sarei mai aspettato che questa leggenda, con delle differenze, fosse molto antica e molto diffusa. Quelli che nel Tarantino chiamano lauro o lauru, nell'antica Roma era chiamato incubo. Avete capito bene. In latino, incubo significa colui che giace sopra. Erano demoni col cappello a forma di cono. Tenete in mente questo particolare. I quali giacevano sul petto dei dormienti, comprimendo il petto, dando difficoltà respiratorie, rendendo immobile. Molti di voi conosceranno gli incubi di Fuseli. Sono dei dipinti che rappresentano proprio questo demone mostruoso che comprime il petto dei dormienti. In uno di questi anche presente, forse la versione più famosa, è anche presente un cavallo spettrale. Ma ci sono varie opere d'arte che rappresentano questi demoni che tormentano i dormienti comprimendo il petto. In Salento, infatti, c'è chi lo chiama Lucarca Luru, che è proprio letteralmente colui che comprime. Quindi la traduzione letterale, dal latino sembrerebbe. C'è chi parla anche di versioni buone di questo lauro. Da nelle parti questo il lauro viene descritto come una specie di folletto, col cappello appunto, come quello dell'antica Roma, alto circa 30 centimetri. E dalle mie parti dicono che sia la reincarnazione dei bambini non battezzati. E qui si mescolano varie superstizioni, insieme a una visione popolare del cristianesimo. Anzi, del cattolicesimo per precisione, dato che per la Chiesa anticamente i non battezzati andavano nel limbo, no, basti pensare a Dante Alighieri, che non è mica la sua invenzione in realtà, però la gente mica legge Dante o i documenti della Chiesa, quindi si inventava questa storia del lauro. Da mia parte, questo lauro non è semplicemente la spiegazione. Fantasiosa, superstiziosa, popolare, la paralisi del sonno, perché effettivamente se parli con gli anziani, quello si descrivono, cioè, avuto il lavoro stanotte significa avuto una paralisi del sonno. Dico, ma cosa hai avuto? E ti descrivono esattamente la paralisi del sonno. Se non sapete cos'è, beh, molti altri youtuber ne hanno parlato. Ok, non è inutile che dico la stessa cosa anche io. Questo è un foglietto dispettoso, che fa cose simili al poltergeist. Solo che, mentre il poltergeist è invisibile, almeno una persona nelle case lo vedrebbe, almeno occasionalmente. Cioè almeno una delle vittime, perché di solito prende in mira una persona, una, due, più persone, o anche tutte, ma non tutti lo riuscirebbero a vedere o a sentir parlare. Questo lauro praticamente sarebbe responsabile di aver rubato dei soldi, di distruggere gli oggetti, spostare i mobili. Ma diciamo che qua sembrerebbe che si mischiano che anche cose, devo dire, relative alle leggende dei folletti irlandesi. Perché c'è chi crede che se gli prendi il cappello, o trovi dentro i soldi, oppure il lauro, che sarebbe affezionatissimo, forse sarebbe indispensabile alla sua sopravvivenza, il cappello. E per poter riavere questo proprio cappello, farebbe di tutto. E quindi o gli richiederebbe di esaudire un desiderio, in cambio del cappello, oppure gli chiederebbe dei soldi in cambio. Però il lauro, abbiamo detto, un foglietto dispettoso, mica veramente tradisce i desideri dai soldi. E c'è chi sostiene praticamente che se rubi il cappello al lauro, lui ti chiede in dialetto ovviamente cosa vuoi, soldi o dei coperchi? Oppure posso dei coperchi, potrebbe chiederti dei sassi, dei bottoni, delle cose di cui non te ne fai niente. Ovviamente nessuno dice dammi i coperchi, e lui. Quindi, in realtà, quindi se tu gli dici dammi i soldi, lui ti restituisce, ti dà i coperchi. E se tu dici dammi i coperchi, lui dovrebbe dare i soldi. Ovviamente nessuno dice dammi i coperchi, e quindi nessuno ha mai ottenuto il denaro da questo presunto lauro.
qui si mescola il paranormale al comico, ma ce n'è uno ancora che fa ancora più ridere, secondo me, perché io, quando mi fu raccontato, io risi per un mese di fila. Su, questa storia non è delle mie parti, ma è di Lecce, che comunque non è lontanissimo da me. Si racconta praticamente un uomo avrebbe incontrato il Lauro, gli avrebbe preso il cappello. Il Lauro gli avrebbe detto: se non mi dai il cappello, ti do una mazza in testa. Se invece mi dai il cappello, io ti do i soldi. E quindi il malcapitato gli dà il cappello, e Lauro poi gli restituisce, no, non gli dà i soldi, ma gli dà la mazza in testa. Lo fa svenire e non gli dà nessun soldo, quindi lui ben proprio imbrogliato, intortato una bellezza. E ovviamente, poi raccontato in dialetto salentino fa molto più, fa ridere a crepapelle. Io non lo so, non so il salentino, nemmeno ricordo, che sembra una specie di filastrocca, a dire il vero. E io avevo uno zio che è morto per morto, di cui ho saputo dopo che è morto che avrebbe quasi preso il cappello a Lauro. Purtroppo non gli ho mai, era morto, già morto quando ho saputo questo fatto, non gli ho mai potuto chiedere: ma Lauro, raccontami la tua esperienza, purtroppo è già morto, non gli posso dire nulla. Poi un'altra cosa caratteristica del Lauro sarebbero le trecce ai cavalli, in certi casi anche alle ragazze, no? C'è chi narra praticamente che questo Lauro faceva delle trecce alle code e ai crini di cavallo, così inestricabili, però che però se tu andavi presto a districare, se mai ci fossi riuscito, il cavallo sarebbe morto. Si narra anche di casi dove Lauro aveva fatto una treccia unica a tutti i capelli di una ragazza, unica treccia, proprio tutti i capelli intrecciati in un'unica inestricabile treccia, come un nodo gordiano, inestricabile. Poi ci sono altre versioni di questa leggenda, come Reggianare, no? Sarebbe una delle tante storie di Benevento, che non ci aspetti, sarebbe simile al Lauro. Sui siti internet che parlano del Lauro si fa menzione di un bruco che praticamente, mangiando i parassiti, gli insetti che stanno fra i crini di cavallo, creerebbe le trecce. Ma io non ho potuto, non sono riuscito a verificare in nessuna maniera se esiste veramente questo bruco. Ho cercato su Google, non so se non so usarlo io Google, ma non ho trovato un bel niente. Quindi sarebbe una cosa inverificabile per il momento. Diciamo che il Lauro assomiglia anche a certi aspetti ai casi di possessione delle case o di infestazione delle case da parte dei fantasmi. Quindi un po' il paranormale, un po' visione, diciamo, popolare del cristianesimo, dove ancora si fanno gli esorcismi per liberare le case dal diavolo, cose simili. Esiste un aneddoto, o meglio, questo aneddoto è presente in più versioni. Quello che conosco io dal mio paese è che una famiglia si stava trasferendo in un'altra casa perché erano perseguitati dal Lauro. Ma il Lauro, mentre stavano partendo per l'altra casa, era venuto con loro. Ovviamente la persona che lo vedeva, che lo sentiva, l'avrebbe visto, ah, sto venendo pure io. E a questo punto, scusami, perché ci trasferiamo a fare? Rimaniamo a casa, noi ci siamo trasferiti per colpa tua. Tu te stai venendo con noi, torniamo indietro. Questa versione la conosco io, ce n'è stata anche un'altra presente su internet. Poi qualcuno in tempi recenti sui siti, sui forum, si è messo a dire che il Lauro sarebbe possibile vedere il 31 di ottobre. Io non so se ridere o piangere, sinceramente. Poi ci sono delle vere teorie su come esorcizzare il Lauro, su come mandarlo via, su come non farlo venire proprio a casa. Cosa più banale, ovviamente, che mi ha ricordato Dracula, scusate, non, che è abbastanza ridicolo, il segno della croce. Oppure un'altra ancora più comica è mettere il vaso da notte sotto il letto. Oppure ci sarebbe una vera e propria preghiera religiosa, come una specie di esorcismo, che ho trovato su un sito internet. Io poi ci cito la fonte, anche ringrazio la persona che l'ha scritta, vi metto anche il link in descrizione, che io vi recito in dialetto e poi vi traduco letteralmente in italiano. Recita così: buonasera Gesù Cristo, buonasera la Madonna, buonasera l'Urauro di Casi, questo è umano che bene trasi. Che significa? Buonasera Gesù Cristo, buonasera la Madonna, buonasera il Lauro delle case.
affinché esca il male entri bene. Mentre la rima va a farsi friggere, tradotta in italiano. Sul sito fatto da persone di Grottaglie, vicino al mio paese, si racconta il lavoro di alcuni animali e ne preferisse altri. E così facendo, cioè toglieva il cibo ad alcuni animali quando c'erano società agricola e ne dava ad altri. E i padroni notavano che se certi animali ingrassavano, certi altri dimagrivano. Diciamo che quando la società nostra era agricola, di persone che avrebbero visto la luce ce ne sarebbero state tante, ma io ho solo conosciuto testimoni indiretti. Non ho mai conosciuto persone che dicono io veramente ho visto il lavoro, non ho mai potuto vedere una testimonianza diretta del lavoro. Diciamo che la cosa affascinante di sto lavoro è che praticamente un po' dall'antica Roma e poi in tutta Italia, almeno non solo, c'è questa leggenda del lavoro, qualcosa di molto simile, con nomi diversi. Basti pensare agli incubi di Fuseli, dove si vedeva la stessa cosa, opere d'arte, dove si vede questo lavoro, questo demone sul petto. Poi ci sono anche delle differenze, no? Però, diciamo che il discorso è che chissà perché questo lavoro non si vede più da quando la gente non ha più paura dei bambini non battezzati. Oggi è normale non battezzare un bambino. Ma soprattutto una cosa si tratta di persone non battezzate in generale, come gente che ha cambiato religione o cose simili. Si parla di bambini, perché si parla di mortalità, perché un tempo la mortalità infantile era alta. I bambini li battezzavano praticamente al momento del parto, se era possibile. La spiegazione che si dava era quella, ma chissà perché, boh, è sparita la mortalità infantile, è sparita la paura del non battezzare i bambini, o quasi, e chissà perché non si parla più del lavoro, nessuno più vede sto lavoro. E poi tra l'altro non erano mica molto acculturati i nostri antenati. E comunque, come ripeto, la cosa principale di questo lavoro era che praticamente la spiegazione scientifica non esisteva ancora della paralisi del sonno, o se esisteva, mica la conoscevano. E comunque, io vorrei concludere il video collegando con il video prossimo che farò sulle leggende popolari delle mie parti. Cioè, c'è chi è convinto che il lavoro sia responsabile, sia quello che nasconde le acchiature. O le occhiature, a seconda delle zone, che sarebbero dei tesori nascosti, che lui avrebbe nascosto durante le guerre, e quindi i soldi che lui ti darebbe in cambio del cappello sarebbero presi dalle occhiature, oppure lui nasconderebbe i soldi che ruba alle persone. Poi mi è venuta in mente questa cosa: mio nonno è convinto che una volta ci trovò dei soldi sotto il letto, era convinto che era stato il lavoro. Suoi non erano del nonno, era stato il lavoro, secondo me, mia nonna. E vabbè, però nel prossimo video si parlerà proprio della leggenda dell'occhiaduro, perché di fondamento di verità ce n'è molto di più. Perché c'è un tratto che è sicuramente veritiero, c'è il tratto che è leggendario e paranormale di questa faccenda. Anche perché l'occhiaduro sarebbe stato trovato proprio sotto la mia finestra, prima che io nascessi, molti anni prima, quando mia zia era piccola, forse mia madre non era nemmeno nata, quindi si parla forse degli anni 40, anni 50, questa storia. Quindi ne parleremo al prossimo video.